Come diceva Giorgio Vasari, lo sgraffito è una tecnica decorativa utilizzata tra il XV e il XVI secolo che consiste nell'incisione dell'intonaco per la creazione di figure sulle facciate esterne degli edifici. Dopo la stesura di uno o più strati di intonaco di colori diversi, quello superficiale viene graffiato tramite uno strumento di ferro appuntito per far emergere l'immagine rispetto al colore sottostante. La tecnica nasce nel XIV secolo nelle zone dell'Italia del Nord attorno a Firenze. La lavorazione è definita graffito monocromo poiché è presente un solo strato di intonaco. Nel XV secolo la tecnica si sviluppa maggiormente nell'Italia centrale. La decorazione diventa bicroma, cioè composta da due strati di intonaco di colore differente, e il disegno è di tipo geometrico e vegetale. Nel XVI secolo, infine, il graffito diventa policromo, cioè composto da più strati di colore diverso. La decorazione diventa più complessa, con la rappresentazione di allegorie e di stemmi gentilizi. Alcuni dei palazzi con questo tipo di decorazione si trovano all'interno del centro storico di Viterbo. Nel IX secolo si forma il centro storico lungo due direttrici principali. Tra il 400 e il 500 nascono i primi palazzi graffiti, quali Palazzo Nunensi, Casa dei Cocco e Casa della Pace. A metà del 500, Papa Paolo III interviene sulla città con un nuovo sistema viario e con la formazione di Via Farnesia. Palazzo Calabresi si formerà lungo la via principale, mentre le ex scuderie di Palazzo Nini sorgeranno vicino Via Farnesia. Palazzo Nunensi viene decorato nel 1448 in occasione dell'arrivo di Papa Niccolò V in città e del soggiorno della sua famiglia presso il palazzo. Si trova oggi in una strada privata e chiusa al pubblico. Una decorazione floreale descriveva il contorno del portale principale. La facciata era invece scandita da un bugnato rettangolare e da fasce orizzontali di palme, non più visibili oggi. Casa della Pace è un edificio ad angolo situato su Piazza delle Erbe che viene decorato nel 1503 in occasione della pace tra Guelfi e Ghibellini. Questo è testimoniato sulla cornice della finestra cinquecentesca che riporta un'epigrafe commemorativa. La decorazione graffita, che oggi è visibile sulla facciata lungo Corso Italia, è composta principalmente da un bugnato a punta di diamante e da fregi orizzontali raffiguranti motivi floreali e geometrici, quali cornucopie e archetti. Palazzo Calabresi è stato decorato a inizio del XVII secolo in occasione di un ripristino voluto dalla famiglia Marciano, il cui stemma è posto sopra il portale principale. Restaurato nel 1997, il palazzo possiede ancora oggi l'antico splendore. La decorazione presenta dei fregi decorati a palmette e a festoni, mentre sul resto dell'edificio è rappresentato un bugnato rettangolare semplice. Le ex scuderie di Palazzo Nini vengono decorate per l'importante posizione prospettica rispetto a Via Farnesia. L'intervento del proprietario è testimoniato dal suo nome e dallo stemma familiare riportati sul portale. La decorazione seicentesca rappresenta principalmente figure allegoriche, intervallate da busti e tondi, e fasce orizzontali a rosette e bugne. Le allegorie presenti in facciata si dividono in due fasce, quella superiore rappresenta i cinque sensi, quella sottostante le quattro virtù cardinali e una teologale. È possibile vedere come le allegorie dei cinque sensi siano simili ad alcune incisioni del 1578 di Hendrik Goltzius, alle quali probabilmente l'autore si è ispirato per la decorazione. Il
cortile di Casa dei Cocco si affaccia sulla parte destra di Piazza San Carluccio. La casa è stata annessa al convento di San Bernardino nel 1480 e presenta ancora oggi merli a coda di rondine tipici medievali. Le mura merlate presentavano una decorazione a bugnato rettangolare nella parte inferiore e motivi floreali sulle code di rondine di cui oggi rimangono piccole tracce. Ed eccoci arrivati alla fine di questo percorso, sperando di aver suscitato in voi la curiosità di visitare questi luoghi, testimonianza della grande eredità che ha lasciato il Rinascimento alla nostra bella Italia.